Buongiorno a tutti, sono qui con voi per parlare di quella che sicuramente possiamo definire come una delle figures in assoluto più attese dell'ultimo periodo. Mi riferisco a quella che avete davanti agli occhi, cioè la Saber Triumphant Excalibur ad opera della Good Smile Company, che è semplicemente uno dei produttori più importanti nel panorama delle figure giapponesi. Circa un annetto fa la Good Smile Company annunciò l'intenzione di dar vita ad una serie di statuette dedicate al personaggio di Saber. Saber è uno dei tre protagonisti di una serie che è nata come videogioco, come semplice videogioco, che si chiama Fate Stay Night. Era il classico videogioco eroge giapponese, nel senso che, bene o male, c'era una trama abbastanza intrigante, ma condita spesso e volentieri da scene di sesso. Nella sua versione originale erano presenti tre finali differenti, che permettevano al protagonista di scegliere una delle tre ragazze, protagoniste del gioco, e appunto a seconda della scelta del protagonista cambiava il finale. Una delle tre ragazze coinvolte era appunto Saber. Saber in realtà non è una ragazza d'oggi, è uno spirito evocato dal protagonista o qualcosa del genere, è la reincarnazione di un antico eroe. E nello specifico l'antico eroe in questione è Re Artù. Parliamo di giapponesi, quindi direi che non ha senso domandarci perché Artù sia diventata una ragazzina bionda. Fatto sta che comunque il successo di Saber ha travalicato il gioco in sé. Ed è diventando in assoluto uno dei personaggi più amati da tutti gli appassionati di animazione giapponese e che in assoluto ha goduto di più trasposizioni anche in campo di statuette e simili. Credo che tutti i produttori si siano impegnati nel realizzare almeno una statuetta di Saber, dai più noti ai meno noti. Però diciamo che la classe non è acqua e sicuramente tra le migliori in assoluto ci sono queste della nuova serie della Good Smile che cominciò l'anno scorso con il modello che vedete alle spalle della Saber Triumphant Excalibur, che per capirci è questa azzurra. Tutto iniziò l'anno scorso con la bianca, con la versione bianca, che era la Saber Lily di Stantavalon, che in realtà, non, come dire, è una versione riveduta e corretta di Saber, pensata per videogiochi usciti più di recente, se non sbaglio su PSP, ma potrei dire una scemenza, quindi prendetela con le pinze. Fatto sta che i designer orientali hanno pensato bene di rivedere in parte il design del personaggio. Ecco quindi che dalla sobria capigliatura bionda si è passati a una vezzosa capigliatura con codino, con fiocchetto. L'abito della Saber classico, diciamo, questo azzurro, che era più che casto, come potete vedere, a maniche lunghe, gonne lunghe e mutandoni stile 800, vuol dire non c'è praticamente nessuna concessione al fanservice. Nei nuovi videogiochi invece hanno iniziato a svestire la Saber. Questa di Stantavalon, tutto sommato, è ancora normale, è solo un'armatura un po' più leggera e al personaggio hanno tolto i mutandoni, quindi chi di voi apprezza le pantsu può vederle. Ne hanno fatto anche una successiva versione, già tradotta in statuetta dalla Good Smile, in cui assistiamo ad un'ulteriore variante di quest'abito bianco, ancora più leggero, con gonne più trasparente, cioè è un travisamento totale del personaggio originale, che personalmente non ho apprezzato per nulla. Diciamo che ho preso questa Saber Lily un anno fa, perché comunque effettivamente era una meraviglia di statuetta. Da appassionato della serie e del personaggio mi mancava una Saber bianca, quindi, come dire, ho fatto questo sacrificio. Non ho preso la versione successiva perché la ritenevo, come detto, del tutto indegna. E come molti appassionati, non vedevo l'ora che arrivasse questa versione fedele al personaggio originale. Ci è voluto tanto, ci sono stati tanti rimandi, perché il modello doveva uscire qualche mese fa, non adesso. Ma direi che tanta attesa è stata ripagata da un modello a dir poco stupendo. Ecco, nella realizzazione, nella colorazione, nella messa in opera, nella messa in po nella posa, è sicuramente uno dei pezzi più pregiati della
della mia collezione, ma di qualunque collezione in generale che possiate avere. Va maneggiata con delicatezza, perché poi lo farò vedere. Proprio la decisione di metterla in una posa in pieno combattimento, la vediamo, no? C'è una Saber con espressione fiera, decisa, in pieno combattimento, che impugna la sua Excalibur. L'Excalibur è presente in doppia versione, c'è questa con tanti ghirigori che dovrebbero ovviamente ricordarci delle fiamme azzurre che l'avvolgono, o c'è anche una versione semplice che è l'Excalibur classica di Saber, che per quanto mi riguarda ho già presente in altri modelli, quindi in questa versione naturalmente ho privilegiato questa con fiamme azzurre, una semitrasparenza che la rende particolarmente coreografica. L'espressione è stupenda. E per quanto si possa vedere dalle riprese, ecco, una delle cose che si apprezza maggiormente è questa posa in salto. Saber sta letteralmente saltando, apprestandosi a colpire dall'alto un ipotetico avversario con la spada. La base è bellissima, come anche del precedente modello della Gunsmile, riproduce una specie di pavimento, c'è il logo e c'è anche un danneggiamento dovuto all'ipotetico combattimento che il personaggio sta sostenendo. Ecco, il punto veramente delicato è l'aggancio. Contrariamente alla regola, questa volta hanno deciso, giustamente, saggiamente, di utilizzare un perno di metallo che deve riuscire a sorreggere l'intera struttura, perché poi tutta la statuetta con il suo peso, che non è da poco, è retta da questo singolo perno, e poi ovviamente dalla gamba che ne fa da prolungamento, che immagino all'interno sia stata rafforzata. Tutto si gioca comunque su questo, nel senso questo non si deve piegare perché il modello poi tende a pendere dall'altro senso, trovando però una forza contraria qua che lo mantiene in posizione. Basta scuoterlo un po', come si vede, è un Deja che è un piacere, quindi è un modello comunque molto delicato da tenere al riparo in qualche mensola o vetrina. Visto che ci siamo, comunque vi farò dare anche un'occhiata da vicino al modello dell'anno scorso. È un modello ormai molto difficile da trovare, perché si tratta proprio di una di quelle produzioni che praticamente già all'annuncio si sa che andranno esaurite, perché tutti gli appassionati, ma anche gli appassionati non solo del personaggio, ma anche delle belle PVC, non possono farsi sfuggire l'occasione, e soprattutto la possibilità con il preordine di pagarla al giusto. Parlo di modelli che dopo qualche tempo diventano introvabili e assumono quotazioni notevoli. Quella dell'anno scorso era una posa un po' più semplice, anche se sempre abbastanza dinamica, gambe divaricate, posa combattiva. La possibilità, vedete, in questo caso la Saber ha estratto la sua arma, ha estratto la spada e sta lasciando il fodero, che infatti non è tenuto dalla mano, è tenuto da un perno di plastica trasparente, a simulare che la custodia sta cadendo a terra mentre lei ha estratto l'arma e si prepara a colpire. In questo caso il bonus era rappresentato dall'Excalibur, che era disponibile in doppia versione, cioè questa che è una versione più sottile, oppure la classica Excalibur, che invece presenta una lama più spessa, più pesante rispetto a questa. Non ho comprato il videogioco, poi comunque il videogioco è disponibile solo in inglese, non so come mai in questa versione Saber disponga di due diverse spade. Se qualcuno vuole scrivermelo nei commenti al blog o su YouTube, gliene sarò ben lieto. Fate attenzione, come detto, questa versione è uscita già da un anno, è andata esaurita, è molto ricercata dagli appassionati che se la sono fatta sfuggire all'epoca. Esistono già le copie. Un modo molto semplice per distinguere la copia è quello che vi ho fatto vedere, questa plastica trasparente attaccata al fodero, perché nelle copie non è trasparente, è nera, visto che le copie notoriamente sono di qualità inferiore. Di solito è facile smascherarle perché basta fare attenzione ai dettagli, e se notate colorazioni poco curate, imprecisioni o altro, state sicuri che non siete di fronte a un originale giapponese, ma a una copiaccia cinese. D'accordo, è tutto, direi che ho parlato abbastanza. Come al solito vi rimando al blog per le foto e altri miei pensieri. Grazie a tutti.
夢に見ていた